E queste sono le anticipazioni, che riguardano la puntata di Uomini e Donne del 07-05-14, puntata dedicata ai due tronisti Luca Vigano e Marco Fantini, puntata che è stata finita di registrare circa 30 minuti fa e che con i tronisti ha visto anche l'ingresso in studio di Jack Vanure. Ci sono tutte le corteggiatrici di Luca ad eccezione di una, ossia Luce Barucchi, che non è in studio, ma sta solo aspettando di entrare, intanto vuole vedere la reazione di Luce alla sua non presenza in studio. Viene mandato l'RVM di Luca, che va in esterna con Luce, ma lei non c'è e manda un bigliettino. Si vede il tronista visibilmente arrabbiato dall'accaduto, e che quindi decide di andare a parlare direttamente con lei a casa sua mentre piove. I due si confrontano e Luce gli ribadisce tutto quello già detto in precedenza, ossia che lei non gli crede più e non lo ritiene abbastanza maturo. Entra Luce in studio e inizia un confronto, il pubblico e Gianni Sperti si schierano con lei. Tina per il momento rimane neutrale. Si riparte con l'RVM fra Luca e la corteggiatrice Patrizia Marro, che sono stesi sotto le stelle sopra un caldo giaciglio e inevitabilmente parte un bacio. Luce in studio è veramente arrabbiatissima e ribadisce svariate volte che lui le manca di rispetto, ma anche Luca è arrabbiatissimo e sembra che da un momento all'altro la possa eliminare. Marco prova a ballare con Noemi per stemperare la tensione, ma Luca blocca tutto. Si passa all'esterna molto bella fra Noemi Ceccacci e Luca con lei che lo porta dove si è laureata e inevitabilmente parte un bacio, ma Noemi chiede anche come mai non abbia eliminato Beatrice Valli, una vocina ci ha confidato prossima tronista, dato che la ritiene falsa. A sua volta la stessa Beatrice si lamenta molto con la redazione per il comportamento di Marco che non le crede e spuntano anche le lacrime, ma nonostante questo riesce a trovare la forza di fargli un'esterna a sorpresa. La puntata termina con Luce e Luca, che discutono animatamente nei camerini con lei in procinto di andarsene.